Nella Lombardia, passando per il caso Siri, il tema della corruzione investe di nuovo il nostro paese prepotentemente, mettendo in imbarazzo la Lega, soprattutto in questo momento, ma anche il Movimento 5 Stelle. La corruzione e anche, io dico, anche l'evasione sono le tematiche di cui ci lamentiamo di più e di cui facciamo meno, questo come governo italiano. E anche qui avere delle norme comunitarie e comuni, io penso, il fatto del contante, dei pagamenti digitali, alcuni dicono che avvantaggerebbe le banche, ma il tema delle banche non c'entra assolutamente nulla, perché le commissioni vanno sicuramente annullate e ridotte. Avere dei pagamenti elettronici vuol dire controllare chi paga cosa e chi paga dove. Lei nasce dal movimentismo, poi l'uscita dal Movimento 5 Stelle. Che spazio c'è adesso per anche dei partiti nuovi come Italia in Comune, più Europa? Ma secondo me non bisogna chiedersi che spazio c'è, ma che spazio ci potrà essere. Ovvio che oggi in Italia, specialmente l'onda di un certo tipo di comunicazione urlata, di un certo anche, come dire, odio strisciante, di certe tematiche che sono sempre contro, ma sfido chiunque a dire qual è la politica industriale del nostro paese, di questo governo e della Lega, oggi non è il momento di parlare di contenuti. Ma se uno ha dei contenuti solidi in cui crede e rimane fermo, quando passerà quest'ondata populista, noi saremmo già avvantaggiati nel comunicare in un modo diverso e rifar tornare nelle persone la fiducia della politica. Io penso che sia questo il nostro obiettivo, se ci riusciremo ce lo dirà solamente il tempo, ma bisogna avere la costanza e la coerenza di portarlo avanti. Il ritorno di Di Battista al Movimento 5 Stelle cambierebbe qualcosa? Ma penso che cambierebbe nella loro, come dire, volersi rivendere non più come partito di governo ma come partito di lotta. Di Maio ha un'immagine più di governo, Di Battista di lotta, ma purtroppo nessuno dei due ha dei contenuti e delle idee se non quelle di combattere un populismo col populismo, e non penso che questo ci guadagneremo tanto, insomma, come nazione. Dai comuni all'Europa, diciamo che anche la rappresentatività di Intermedia sembra soffrire in questo momento. Ma soffre sicuramente le regioni, le province, la polemica che viene fatta a livello nazionale, ma nessuno affronta un tema di, come dire, rivisitazione, di ristrutturazione, di revisione delle nostre istituzioni. Serve sicuramente rivedere i poteri, le autonomie, una tematica cara al Veneto quanto all'Emilia Romagna. Serve tornare a far diventare i comuni più responsabili, la flat tax, le tasse fiscali locali, che è una tematica della Lega che oggi non affronta più nessuno, che invece secondo me è di straordinaria attualità, perché può collegare direttamente a chi paghi le tue tasse e come vengono spese le tue tasse. Oggi a chiunque dice dove sto spendendo i soldi, nessuno ti sa dire se le tasse sono regionali, comunali o nazionali, e quindi la critica è molto facile. Dare più responsabilità ai territori, che siano le regioni o i sindaci, permette al cittadino di capire meglio chi sta votando e chi amministra bene o male. Quindi bisognerebbe tornare a lavorare sulla fiscalità locale invece di fare grandi proclami e forse anche distrazione di massa.